Namaste, cari allievi, canteremo l'Om e l'invocazione, come sempre, lo Shanti Mantra che ben conoscete. Quindi rilassate le anche, riaprite le spalle, mantenete la colonna perpendicolare al pavimento, rilassate la muscolatura del collo, la regione lombare, l'addome, la muscolatura del viso, la mandibola, togliete gli occhiali, rilassate ancora i muscoli del viso, chiudete gli occhi, portate dolcemente il lobo oculare indietro, verso il centro della testa, rilassate la pelle sulla fronte, sulle tempie, allentate le guance, la pelle sulla fronte, sugli occhi, sulla sommità della testa. Unite le ginocchia, rilassate le gambe, scendete dai supporti, schiena a terra, lasciate i piedi larghi come il bacino, paralleli tra di loro, andate con le mani indietro, slotolate il sacro, verso i gomiti, rilasciate la vita posteriore verso terra, rilasciate l'addome e poi slotolate dolcemente ogni vertebra a terra. Accompagnate la testa sul pavimento, se avete bisogno sistemate, tenete a portata di mano una copertina, già sapete qual è l'altezza di cui avete bisogno. Afferrate il tappetino, ruotate meglio le spalle verso terra e allargate leggermente le braccia, lasciate giù le scapole, giù il sacro, lasciate piano piano il torace scendere verso il pavimento, largo, pesante, su ogni ispirazione. Dolcemente abbandonate ogni parte del corpo sul pavimento, prendete dei respiri spontanei, tranquilli, rilassate anche le piante dei piedi. Quando sentite l'addome completamente rilassato, morbido, piano piano cominciate a srotolare l'osso sacro, avanti e indietro, vertebra dopo vertebra. Srotolate tutto l'osso sacro, lasciando morbido l'addome e senza attivare i muscoli lombari. Lasciate ogni vertebra pesare sul pavimento, ogni vertebra sacrale, e lasciate morbida la regione dei reni, l'addome, il pavimento pelvico. Lento movimento, pesanti le vertebre sacrali a terra. E poi scivolate con un tallone, con l'altro, abbandonate completamente le gambe, lasciate pesare i talloni, lasciate ancora addome, vita posteriore, e poi portate i piedi paralleli tra di loro, appoggiate il centro di ogni tallone posteriore a terra. Le ginocchia guardano il soffitto, il centro delle cosce guarda il soffitto, riallungate i talloni interni, lontani dal bacino, i polpacci lontani dal bacino, richiamate i quadricipiti all'interno delle cosce invece in direzione del bacino, appiattite la parte centrale delle cosce sui femori e lasciate che il retro delle cosce si avvicini a terra. Inspirate, portate le braccia in alto, perpendicolari al pavimento, palmi che si guardano,
le spalle dalle orecchie, il mento leggero, guardate il soffitto, rilassate il collo. Rafforzate l'esterno delle braccia, incollate bene i tricipiti e gli omeri, ruotate l'esterno delle braccia verso l'interno per mantenere le spalle ruotate. Via dalle orecchie. Le scapole pesano sul pavimento, le braccia sono ben tese, gomiti ben riassorbiti, così come le ginocchia sono ben riassorbite nelle loro articolazioni. Inspirate, dolcemente allargate il torace, sull'espirazione, in alto e indietro le braccia. Arrivate fin dove potete, non è necessario arrivare indietro, se le spalle poi risalgono, come sapete, lasciate le spalle delle orecchie, il mento leggero, le braccia tese. E poi tornate su. E rilassate le braccia, rilassate le gambe. Lo ripetete 2 o 3 volte. Dopodiché piegate il ginocchio, piegate l'altro, rilassate ancora l'addome, potete riallungare i glutei verso i talloni per dare un po' di spazio alla regione lombare. Poi trattenete il ginocchio destro, intrecciate le mani della tibia e scivolate col tallone sinistro per allungare e attivare la gamba sinistra. Tallone interno lungo, lontano dal bacino. Attivate il quadricipite che spinge verso il basso, appiattisce il femore in direzione del retro della coscia e il retro della coscia scende a terra. Rilassate tutto il resto del corpo mentre la gamba sinistra si attiva, la tibia vuole allontanarsi dal bacino, il femore vuole rientrare nel bacino. Portate il palmo sinistro a terra, ruotate la testa del femore destro in senso antiorario, riaprite dolcemente il ginocchio verso l'esterno, rilassate la spalla destra. Lasciate lo sterno rivolto al soffitto, vuol dire che il bacino sinistro non si deve sollevare e non dovete rotolare a destra, lasciate peso nella zona del sacro sinistro. La scapola sinistra bene a terra, la gamba sinistra forte e poi tornate al centro. Trattenete il ginocchio, portate il pollice nell'inguine frontale destro, l'indice lungo l'inguine esterno, lasciate anche il gomito a terra ma rilassate la spalla, affondate l'interno del pollice nell'inguine frontale e create una rotazione della testa del femore in modo che l'anca destra si allontani dalla scella destra. Porta la gamba sinistra, rilassate i lombi, l'addome, la gola e prendete dei respiri tranquilli. E poi tornate con la mano sul ginocchio, portate giù il piede, scivolate, rilassate le gambe, le braccia. Prendete un paio di respiri tranquilli, ascoltate l'effetto. E poi piegate il ginocchio destro, sinistro, trattenete il ginocchio sinistro. E riallungate la gamba destra. Dolcemente allungate il polpaccio, il tallone interno, il tallone esterno, richiamate il quadricipite all'interno della coscia destra verso il bacino, rilassate tutto il resto del corpo, rilassate le spalle, la gola e il collo, lo sguardo al soffitto. Man mano create un'azione sempre più intensa nella vostra gamba destra. Il polpaccio si allunga, il tallone si allunga, il quadricipite richiama, la rotula verso il frontale, appiattite il centro della coscia verso il femore, il retro della coscia scende a terra, rilassate tutto il resto del corpo, poi portate il palmo destro a terra, ruotate la testa del femore sinistro in senso orario e lasciate che il ginocchio si apra dolcemente per quello che respirate, rilasciando i lombi, l'addome, la gola, rilassate anche la spalla sinistra, non irrigidite. Tornate al centro, portate le mani sul ginocchio, allontanate un po' il ginocchio, infilate l'interno del pollice, nell'indice frontale, l'indice sinistro portato verso terra e allontanate l'anca sinistra dalla scella sinistra. Resistete col quadricipite destro che spinge il femore a terra, non perdete l'azione della gamba destra. E poi ritornate così, le mani sul ginocchio,